Benvenuto su Mostri in Mostra, le pillole di Zone d'Ombra che ogni settimana ti fanno conoscere una creatura soprannaturale. Oggi parliamo del chupacabra, dallo spagnolo chupar, succhiare, e cabra, capra, dunque succhia capra. Una creatura leggendaria, la cui caratteristica principale sarebbe quella di attaccare e uccidere animali domestici, di solito capre, bevendone il sangue e lasciandoli dissanguati. La leggenda è nata a Porto Rico negli anni 90 e si è diffusa in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Le descrizioni del chupacabra da parte dei presunti testimoni sono varie. La prima descrizione, risalente all'origine portoricana della leggenda, è quella di un essere con gambe e braccia esili, con una serie di aculei allineati dalla testa fino al dorso e con il viso senza naso e orecchie. I presunti casi di avvistamento sono in genere correlati al ritrovamento di animali morti. Biologi e addetti alla forestale che vedono il chupacabra come una leggenda metropolitana e anche la criptozoologia in genere non prendono in considerazione questo tipo di creature. L'ipotesi che il chupacabra sia una specie sconosciuta di canide è però stata introdotta in seguito al ritrovamento di una carcassa priva di pelo nel 2007 a Cuero, in Texas, dalla proprietaria di un ranch, secondo la quale non poteva trattarsi di un animale conosciuto come un cane o un coyote. L'animale era infatti privo di pelo, fatta eccezione per una striscia di rada peluria lungo il dorso, e non aveva denti incisivi. Osservando un foro nella gengiva, la donna ha avanzato l'ipotesi, zoologicamente non credibile, che attraverso di esso l'animale potesse succhiare il sangue alle sue vittime. La donna ha conservato la testa della bestia per farne un trofeo ed è stato così possibile effettuare le analisi del DNA, che ha dimostrato che l'animale era semplicemente un esemplare di coyote in età avanzata. La mancanza del pelo è da attribuirsi a una malattia cutanea. Gli incisivi erano evidentemente caduti e il foro poteva semplicemente corrispondere all'alveolo di un dente caduto. Io per oggi mi fermo qui, ma la prossima domenica in Mostri in Mostra ti parlerò del Kraken. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. E ti ricordo che, oltre alle pillole domenicali, Zone d'Ombra ti fa compagnia ogni giovedì con un nuovo approfondimento sul mistero e il paranormale.